Martedì 10 luglio 2018 si è svolto a Milano presso Asso Edilizia il convegno Esperienze e modelli seguiti in altre città, quarto e ultimo incontro del ciclo Osservatorio Metropolitano, dibattiti per lo sviluppo e la promozione di una nuova qualità urbana. A coordinare la serata il professor Alberico Barbiano di Belgioioso. Dopo aver fatto tre giornate su temi singoli, cioè qualità urbana, attività immobiliare e città metropolitana, oggi vediamo degli esempi internazionali in due modi. Giovanna Fossa fa vedere città esemplari, Hamburgo, New York, Zurigo, eccetera. E Carlo Valtolina fa vedere una sua realizzazione in Milano, ma fatta con normative americane, come credo. Ecco, per cui abbiamo questo doppio modo di... Ecco, e con oggi si conclude anche questo primo ciclo, che fra l'altro continuerà nell'autunno. A seguire l'intervento della professoressa Giovanna Fossa, che ha portato alcuni esempi di rigenerazione degli scali ferroviari. Nel mio intervento per questa conversazione di stasera ho scelto alcuni esempi internazionali di rigenerazione di scali ferroviari che danno dei criteri e degli spunti progettuali interessanti per i nostri scali milanesi. In particolare ad Hamburgo, Hafen City, per esempio, è un'area, ormai un progetto già in parte in avanzata realizzazione, che presenta degli interessanti aspetti progettuali soprattutto per l'identità degli spazi pubblici, articolati su diversi livelli, molto flessibili nell'uso sia per i residenti sia per i turisti, per i city users, e poi hanno questa particolarità di riuscire a inglobare nei dislivelli il rischio di esondazione e di marea. Quindi queste grandi passeggiate lungo i canali che interfacciavano con lo scalo ferroviario sono diventati in pratica degli argini, ma modellati in modo da ospitare piacevolissimi spazi pubblici all'aperto. E questo è un tratto molto originale della sostenibilità, cioè integrare nella progettazione degli argini tutto un sistema di promenade sull'acqua. Questo l'ho trovato veramente interessante, e il tema dei diversi livelli è presente anche a Milano, perché un sistema identitario di spazi pubblici per Milano di successo è quello dei parchi e delle passeggiate di Porta Nuova, che si giocano appunto con dislivelli prospettici, ponti, e questo li ha resi particolarmente attraenti nella ridefinizione di scenari di paesaggio urbano identitari, no? Quindi place making e anche place branding sono delle potenzialità che vengono insegnate per esempio da questi esempi di Hamburgo. Poi un altro esempio interessantissimo è quello di Hudson Yards a New York, dove spazi pubblici e concentrazione di volumi viene fatto al di sopra di uno scalo ferroviario attivo. Lì viene fatto alla grande, sono 30 binari sopra i quali un sistema di cassone di piattaforme permette questo sviluppo di spazi pubblici e di grattacieli, ma anche noi abbiamo il tema di avere dei parchi o almeno una porzione di parco sopra una fascia di binari attivi, per esempio in Farini, o ancora in Porta Nuova abbiamo un parco sopra un tunnel stradale, quindi anche questo criterio progettuale viene lo ritroviamo declinato con successo in casi internazionali e anche a Francoforte nel quartiere Europa Viertel. Abbiamo questo tema del parco sopra binari e strade che poi emergono in un boulevard con multimodalità di movimento integrata. Il tema del boulevard, e poi anche questo appartiene ai viali della storica tradizione milanese. Quindi
diciamo, ci sono diversi spunti di comparazione che sollecitano immaginari e criteri progettuali. Questa sarebbe l'idea per stasera. L'ingegner Carlo Valtolina ha invece presentato una propria realizzazione a Milano effettuata con normative americane. Oggi affronto quello che ho realizzato, un progetto che ho realizzato, che è finito 2 anni fa, no? Che è una ristrutturazione di un fabbricato di 10.000 metri quadri, il quale ha ottenuto la certificazione LEED. Anzi, ha ottenuto la certificazione LEED Platinum, che è la, diciamo, la più alta certificazione, ed è stato il primo in Italia ad avere questa certificazione. A differenza dei fabbricati che si fanno in Italia, in cui la certificazione è solo quella, diciamo, dei disperdimenti energetici, certificazione per il riscaldamento, questa invece tratta tutti gli argomenti in cui la parte di riscaldamento è solo un di cui, diciamo. Per esempio, non so, l'acqua piovana che viene raccolta perché serve per l'innaffiamento, e poi per esempio anche i bagni, viene utilizzata quest'acqua piovana per lo scarico dei bagni, per esempio. Più che altro in questo campo, no, negli Stati Uniti questa certificazione è estesa moltissimo, ma non solo, anche in altre città, capito? Sono 150 i paesi che utilizzano questa certificazione. In Italia, cioè, per ora ci sono state solo 150 certificazioni negli ultimi anni, che sono molto poco, e quindi facendo questo si va a imitare quello che viene fatto nei paesi più avanzati dal punto di vista della qualità urbanistica e dei fabbricati. Quello che è interessante è che adesso è uscita una nuova legge per le opere pubbliche, che è uscita l'anno scorso, è diventata obbligatoria dall'ottobre dell'anno scorso, la quale proprio praticamente copia la certificazione LEED, che vi impone che tutti i nuovi fabbricati, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione delle opere pubbliche, capito, devono seguire tutte queste cose. Quindi noi ci stiamo adeguando piano piano a quello che viene realizzato all'estero.